Canale 2. Pubblicità. Audio Medical di Abrignani vi invita a provare gli apparecchi acustici più piccoli di sempre, praticamente invisibili una volta indossati. Richiedi una prova gratuita chiamando allo 0923 71 41 12 per fissare un appuntamento. Abrignani apparecchi acustici. Che buon profumo, cos'è? È la pizza di Oro Nero. La pizzeria Oro Nero nasce dal sogno di Baldo Di Girolamo, figlio d'arte con esperienza nel settore impasto a lunga maturazione e lievitazione di 72 ore, istruttore tecnico pratico di Acrobatic Pizza World. In occasione della nuova apertura, la pizzeria Oro Nero propone un menù fisso a 15 euro a cui non puoi rinunciare. Antipasto misto caldo, pizza scelta dal menù, escluso pizze speciali, dolce, churros, bevanda e caffè. E anche pizzeria da asporto con consegna a domicilio. Seguici sui social. Ti aspettiamo in Viale Olimpia 30, di fronte al Palazzetto dello Sport, in zona stadio a Marsala. Officina Rodriguez Salvatore, unica officina autorizzata assistenza Fiat a Marsala. Ci troviamo in via Cece Azzaretti numero 7. Da noi inoltre ricarica aria condizionata, pulizia interna del motore ad idrogeno, diagnosi computerizzata, sanificazione ad ozono dell'abitacolo, calibrazione radar. Officina all'avanguardia di nuove attrezzature. Il Centro Impiantologico Odontoiatrico del Dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Marsala nella via Giulio Anca Omodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 7676 80, oppure collegandosi al sito web www.dottorantoniomarino.it. BS Legnami offre ai propri clienti servizi per la lavorazione del legno, così da agevolare le realizzazioni di costruttori e imprese che si occupano di edilizia in genere. I servizi di lavorazione del legno vengono eseguiti direttamente in azienda. Realizziamo per i nostri clienti strutture in legno, tetti, verande, gazebi, pergolati, arredo esterno, tavoli su misura. BS Legnami, leader nel settore, si trova in via degli Archi 70 a Mazara del Vallo. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Risolviamo ogni problema di coltivazione. Sappiamo come guarire le tue piante, migliorare la tua produzione o avviare un nuovo terreno. A Marsala, in contrada Fontana di Leo 66. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. www.canale2.com. Buonasera, bentornati in visione qui su Canale 2 col nostro appuntamento con l'informazione quotidiana. Vi ricordo come al solito che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, e la pagina Facebook Canale 2 Trapani. Cominciamo quindi subito con la cronaca. I carabinieri hanno sgominato la piazza di spaccio del centro storico di Trapani.
I carabinieri della compagnia di Trapani hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo su richiesta della competente DDA nei confronti di 4 indagati, 2 divieti di dimora nella provincia di Trapani e 2 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, per cui si è ritenuto sussistano gravi indizi di colpevolezza a vario titolo in relazione al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish, mentre ulteriori 7 sono stati deferiti all'autorità giudiziaria in stato di libertà per gli stessi reati. Il provvedimento trae origine dalle indagini condotte dai carabinieri della stazione di Erice e della sezione operativa della compagnia di Trapani, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, volte a reprimere la fiorente attività di spaccio insistente nel centro storico trapanese alla via Catito. Secondo gli inquirenti, la cessione della droga era gestita da un gruppo di spacciatori trapanesi ed extracomunitari che agivano in concorso tra di loro negli stretti vicoli del centro cittadino durante l'intero arco della giornata, con un modus operandi ormai ben collaudato. Parte dello stupefacente veniva invece periodicamente inviato nell'isola di Marettimo, utilizzando come copertura il locale commercio ambulante della frutta. Durante le investigazioni, mediante lo svolgimento di attività tecniche e di molteplici servizi di osservazione e pedinamento, i carabinieri hanno raccolto gravi elementi indiziari a carico degli indagati per numerosi episodi di cessione di sostanze stupefacenti avvenuti tra i mesi di settembre 2019 e ottobre 2021. Durante l'indagine sono stati già arrestati in fragranza di reato 10 soggetti, nonché segnalati numerosi assuntori non terapeutici all'autorità amministrativa residenti nel capoluogo trapanese e nel comune di Favignana. Si indaga sui tabulati telefonici dell'avvocato Montalto, che ha rinunciato dopo le minacce a difendere Matteo Messina Denaro. E dall'analisi dei tabulati, che si concentra sulla fascia dalle 14 di sabato 11 marzo, che hanno preso al via le indagini della squadra mobile di Agrigento sulla telefonata minatoria ricevuta dall'avvocato Calogero Montante di Canicattì. La chiamata è arrivata alle 14.02 sul telefono cellulare del legale, un'utenza che è collegata in deviazione di chiamata con quella dello studio legale di Canicattì. L'avvocato Montante, mercoledì scorso, era stato nominato dal foro di Caltanissetta difensore d'ufficio di Matteo Messina Denaro. Si tratta del processo d'appello sui mandanti delle stragi di Capace e Via D'Amelio in corso a Caltanissetta, dove il boss è imputato, un procedimento per il quale è stato già condannato all'ergastolo in primo grado quando era ancora latitante. Il legale ha evidenziato l'inopportunità di svolgere l'attività difensiva perché 4 anni prima aveva svolto le funzioni di vice procuratore onorario presso la Procura di Palermo e perché aveva in passato difeso Vincenzo Scarantino nel procedimento penale Borsellino Quater, che è pendente innanzi la Corte d'Assise di Caltanissetta. Ha ricostruito lo stesso avvocato Calogero Montante all'atto della presentazione della denuncia a carico di ignoti al commissariato di polizia di Canicattì. Sabato alle 14.02 la telefonata anonima, l'uomo dall'altra parte della cornetta più volte affermato: perché non hai difeso Matteo? Il legale ha subito chiesto con chi stesse parlando e l'interlocutore ha risposto: non ti preoccupare. Ieri il legale di Canicattì si è presentato al commissariato della sua città e ha presentato una denuncia. La polizia ha avviato le indagini, verranno acquisiti i tabulati telefonici della compagnia Wind 3 e verranno analizzati concentrandosi sulla fascia oraria in cui è stata fatta la telefonata. C'è qualcuno che semina il panico all'ospedale di Trapani. C'è un uomo che semina il panico e il terrore all'ospedale di Trapani e poi sparisce. La denuncia arriva dal sindacato Nursing CGS, il sindacato degli infermieri. In alcuni casi dipendenti dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani hanno avuto incontri di questo tipo. Sarebbero stati presi di mira da un uomo che appunto semina il panico nei reparti e poi si dilegua. Minacce di morte con un coltello in mano, percorse, molti operatori sanitari sono in preda alla paura. Non sappiamo se si tratti di persona con problemi di tossicodipendenza o di salute mentale, sottolinea Salvo Calamia, segretario regionale del partito, ma non è possibile continuare ad andare a lavoro in questo clima. Le forze dell'ordine sono state
allertate, ma più volte negli ultimi giorni questa persona si è intrufolata nei vari reparti prendendo di mira infermieri e operatori sociosanitari. Lo stesso Calamì ha svelato che per paura alcuni infermieri stanno pensando alcuni sistemi di difesa. Qualche collega ha deciso di acquistare lo spray al peperoncino per tutelarsi, perché abbiamo già registrato dei casi in cui gli operatori sono stati colpiti o minacciati di morte con il coltello in mano. Si chiede alle forze dell'ordine e a tutte le istituzioni che sono state già sollecitate di intervenire con decisione, potenziando la sorveglianza e tutelando l'incolumità del personale, perché a questo punto c'è la sensazione che da un momento all'altro possa accadere una tragedia. Un sacchetto pieno di cellulari sul muro di cinta del carcere di Agrigento. Un sacchetto di plastica con 5 micro telefonini e 3 caricabatterie è stato trovato sul muro di cinta della casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Contrada Petrusa ad Agrigento. Ad accorgersi di quell'inusuale presenza sono stati, durante un giro di perlustrazione per il turno serale, gli agenti della polizia penitenziaria. L'ipotesi, tutta da verificare, è che il sacchetto sia stato lasciato con un drone sul muro di cinta del carcere in attesa che qualcuno dei detenuti lo raccogliesse l'indomani durante l'ora d'aria. Il sacco e il suo contenuto sono stati sequestrati e sono state avviate le indagini per cercare di ricostruire come sia avvenuto il deposito e soprattutto a chi erano destinati i telefonini. Si è svolto ieri a Marsala un consiglio comunale aperto sui problemi della sanità. Seduta aperta ieri mattina del Consiglio Comunale di Marsala, all'ordine del giorno dei lavori l'attuale situazione e le prospettive dell'ospedale Paolo Borsellino. Presenti, oltre al presidente Enzo Suriano e a tantissimi consiglieri, anche il sindaco Massimo Grillo, nonché il commissario straordinario dell'ASP di Trapani, Vincenzo Spera, coadiuvato dal direttore sanitario Maria Grazia Furnari e dal direttore sanitario del nosocomio libetano Gaspare Oddo, diverse le autorità presenti, a iniziare dai deputati regionali Stefano Pellegrino e Dario Safina, dal presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Trapani Vito Barracco e dal direttore del distretto sanitario di Marsala Rino Ferrari. All'inizio dei lavori il presidente del Consiglio Enzo Suriano ha spiegato le motivazioni della seduta aperta dedicata all'ospedale marsalese. A seguire il sindaco Massimo Grillo ha preliminarmente ringraziato per l'opportunità di discutere sull'ospedale, precisando che è opportuno parlare senza ricorrere a campanilismi. Lode il comportamento del commissario Spera, che ha mantenuto gli impegni presi per far ritornare l'ospedale a un DEA di primo livello. Sarebbe opportuno avere il piano di sviluppo dell'ospedale e dello stato attuale del personale sanitario. L'ingegnere Vincenzo Spera precisa di stare lavorando non cercando inaugurazioni o altro, ma solo per il bene della salute degli abitanti della provincia. Fa presente che 4 mesi e mezzo fa il reparto di urologia è ritornato al Borsellino raddoppiando il numero dei posti letto e riducendo le liste d'attesa, soprattutto per i pazienti oncologici. Sul pronto soccorso, malgrado i concorsi a tempo indeterminato, non si riesce a reperire medici malgrado vi siano le coperture finanziarie. Da qui il ricorso ai medici esteri. Si dichiara favorevole all'assunzione di personale che si è speso durante la pandemia del Covid. Il sindacalista della UIL, Giorgio Macadino, auspica un futuro migliore per la sanità provinciale e lode il comportamento del direttore dell'ospedale Paolo Borsellino. L'onorevole Dario Safina precisa che la logistica sanitaria deve tener conto della dislocazione del territorio. Occorre un atto aziendale che dia la verità sulla sanità provinciale e creare dei poli specialistici che siano in grado di soddisfare le legittime richieste dei pazienti della nostra provincia. L'onorevole Stefano Pellegrino riconduce la sua attenzione sull'aspetto provinciale marsalese in particolare. Ravvisa nella domanda che è superiore all'offerta il motivo della mancata individuazione dei medici di pronto soccorso. Occorre abbandonare la cultura ospedaliera centristica. Il sindacalista della CGIL, Piero Genco, chiede più attenzione verso l'ospedale Paolo Borsellino e non si capacita. Come evidenziato, va bene, come mai si tiene questa seduta aperta? Sottolinea che occorre mettere ordine al Paolo Borsellino. Il consigliere Pino Carnese precisa che il consiglio aperto è stato indetto solo ed esclusivamente per fare il punto sull'ospedale Paolo Borsellino. Lode il comportamento dei sanitari, alcuni dei quali hanno tantissimi giorni di ferie arretrati. Tanti inoltre effettuano visite nelle ore di reperibilità, reclama che è stato abolito l'ambulatorio della cardiologia e che l'ortopedia ha un numero ridotto di sanitari.
Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria, ma torneremo subito dopo con l'informazione. Canale 2, pubblicità. Amore, dove mi stai portando? A comprare i mobili nuovi per la nostra casa di campagna e per il nostro B&B. Ah, ecco appunto, hai detto nuovi e mi porti da Alessandro Mercatone dell'Usato. Ma certo, da Alessandro portiamo il nostro usato che verrà valorizzato e rivenduto e compriamo tutto l'arredamento nuovo. Da Alessandro Mercatone trovi tutti i mobili nuovi che ti servono, risparmiando tantissimo. Cucine componibili di elettrodomestici, camere da letto e camerette e ancora divani, tavolini, scarpiere. Vieni a scoprire la qualità al giusto prezzo da Alessandro Mercatone in via Salemi 616 a Marsala. Alessandro Mercatone, affare fatto. La BGF Calcestruzzi, con esperienza di lungo periodo nel settore del cemento degli aggreganti del calcestruzzo, è leader nel suo campo. La ditta infatti opera su studi di cementi, malte, aggreganti e calcestruzzi, mettendo a disposizione la sua collaborazione per trovare la soluzione ad ogni problematica. Le strategie di mercato sono focalizzate anche sullo sviluppo di applicazioni per il ripristino strutturale, il recupero, la rigenerazione e la manutenzione di infrastrutture di aree industriali. La Calcestruzzi dedica una particolare attenzione e cura al servizio di assistenza tecnica per progettisti e direttori dei lavori, nonché imprese di costruzione, seguendo le linee guida secondo la normativa UNI-EN 206 e UNI 11104, come da decreto del 17 gennaio 2018. BGF Calcestruzzi si trova a Petrosino, in via dei Platani. GEPA Distribuzione, vendita di bombole a gas e accessori, tutto per il barbecue. Si effettua servizio di consegna a domicilio con personale qualificato. Le nostre bombole sono assicurate. GEPA Distribuzione, a Marsala, in contrada Conca 340C, telefono 0923 996004. GEPA Distribuzione. www.canale2.com. Problemi a Marsala per il servizio mensa di Marsala Scuola. Non può che lasciarci preoccupati la possibilità che il servizio di mensa scolastica non parta il prossimo anno scolastico, con le conseguenze che questa circostanza potrebbe comportare su utenti e lavoratori impegnati nel servizio stesso. Ad affermarlo è Giuseppe Tumbarello della UIL di Marsala. All'amministrazione comunale marsalese, guidata dal sindaco Grillo, aggiunge: chiediamo di intervenire al più presto per verificare come sia possibile che l'ente gestore del servizio di refezione, ovvero Marsala Scuola, lamenti mancanza di risorse tali da non riuscire a garantire l'erogazione del servizio mensa per le prime classi delle scuole primarie per l'anno scolastico 23-24 e probabilmente anche per le classi che finora ne hanno usufruito. A destare preoccupazione in particolare sono due fattispecie, ovvero che per far partire comunque il servizio da un lato si aumentino i costi per le famiglie, dall'altro venga rimodulato il numero dei lavoratori impiegati con perdita di posti di lavoro. Bene, per oggi è tutto. Io vi ricordo come al solito che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, la pagina Facebook Canale 2 Trapani, dove troverete approfondimenti e dirette, ma anche i canali TikTok e YouTube. Grazie a tutti voi e buonasera.